Ehi, un buongiorno a tutti voi e voi tutti sapete il perché, perché ogni giorno è un grande giorno, soprattutto in un giorno come questo, nel quale grazie a Pietro il Signore ci racconta di una tra le più belle parabole di tutta la Sacra Scrittura. Ascoltala bene, mi raccomando, non mandare avanti il video, poi ne riparliamo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava, dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Fino a quante volte dobbiamo perdonare a chi commette colpe contro di noi? Senza star lì a far grandi calcoli, Gesù è perentorio nel dire sempre. Ma sempre, cioè sempre? Sì, ma come deve spiegarcelo il Signore? Se vuoi essere suo discepolo, devi perdonare tutte le volte che ti fanno del male. E non è che con la scusa del perdonare al fratello, allora si perdona solo a quelli di casa. Perdonare sempre e a tutti. Punto e stop. Chiunque essi siano. Anche il ladro della tua bicicletta? Sì. Anche il tizio che 4 anni fa mi ha rubato? Ed è vero, la borsa con dentro il computer? Sì. Oh, ma forse hai bisogno di pulire le orecchie? Ok, allora la regola è perdonare sempre e tutti. Domanda tipica che mi rivolge la gente a questo punto. Ma se poi l'altro se ne approfitta? Risposta che do sempre alla gente che a questo punto mi fa questa domanda. Pace! Il male che l'altro ci fa è come il veleno iniettato nella nostra caviglia dai denti di un serpente velenoso. Se vogliamo evitare di morire, cioè che il veleno arrivi fino al cuore, la prima cosa che dobbiamo fare è fermare questo male con un bel laccio e poi sputare fuori il veleno. Succhiare e sputare, non certo mettersi a inseguire il serpente per schiacciarlo, ucciderlo, martoriarlo, come normalmente invece noi facciamo. E così vale appunto per il male che gli altri ci fanno. Prenderlo, sputarlo fuori, non ripagare nessuno con la sua stessa moneta malvagia ed evitare che il male continui a circolare dentro di noi. Ma allora, perché Gesù dice che il primo servo, dopo essere stato scoperto dal padrone di non aver avuto misericordia, è stato castigato? Anzitutto fate attenzione, il padrone non lo castiga per un torto che lui ha subito, ma per un torto che a quella persona ha fatto ad una terza persona. Secondariamente, il padrone lo castiga perché quel servo non ha usato quel metodo di vita che gli era stato insegnato e che avrebbe dovuto renderlo una persona migliore. Anzi, si dimostra persona avida, taccagna e furba.
E qui torniamo al problema che si diceva prima. E se poi qualcuno se ne approfitta? La risposta è: c'è Dio che ci penserà a dargli la ricompensa che si merita. Ma tu sta buono e tranquillo, perdona come ti è stato chiesto e non lasciare che il male ti determini. Mai, mai, mai. Invece, sempre, metti un commento ai video che faccio, un like se ti sono piaciuti, ma soprattutto condividili con i tuoi contatti. Se ancora non ti sei iscritto al mio canale, potrebbe essere questa l'occasione giusta per farlo. Ci vediamo stasera con la rubrica 40 giorni per 40 domande. Nelle prossime ore ci vediamo. Ciao, a più tardi.